Benvenuti a tutti, grazie per essere qua con noi oggi. Sono Yamin Saji, rappresentante di Etoa, e sono affiancato dalla mia collega Nadia Falchi, che si occupa del mercato italiano. Buongiorno a Dunque, tutti. spiace. Dunque, Etoa lavora per il turismo in Europa da oltre 30 anni. Abbiamo una rete di oltre 1200 soci. Tra di cui 350 buyers internazionali. Il nostro ruolo consiste nell'aiutare i nostri membri a trovare sia nuovi prodotti ossia nuovi clienti. Lavoriamo anche sulle questioni politiche dalla nostra base di Bruxelles, con partner per aiutare il turismo a riprendersi e a funzionare meglio per destinazioni, comunità e visitatori. Oggi ci concentriamo su opportunità di domanda di servizi in Europa e offriamo la possibilità di imparare gli uni dagli altri, diciamo. Lo scopo dell'evento nasce della necessità di avere una consapevolezza tra l'intera gamma di prodotti in Europa. E i nostri ospiti presenteranno il tipo di business che gli operatori possono offrire. E informazioni sull'andamento del mercato, le prospettive a lungo raggio. E se avete domande, non esitate anche a chiedere tra la parte questione del GoToWebinar. Devo dire anche che siamo oggi affiancati dai nostri partner di Emilia Romagna, Puglia Promozione e anche Veneto, e siamo molto grati che i nostri colleghi possano condividere le conoscenze con voi. E dunque, do la parola ai nostri colleghi per presentarsi e presentare le loro agende. Forse possiamo cominciare con Pier Giorgio. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Mi presento, sono Pier Giorgio Pisanu, Contracting Manager and Excursion Designer presso la Globus Family of Brands. Globus Family of Brands è un tour operator nato in Svizzera a Lugano oltre 90 anni fa. È un tour operator che si rivolge principalmente a una clientela di lingua inglese, dunque clienti provenienti dagli Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e ovviamente anche Inghilterra. La tipologia di cliente e di prodotto naturalmente varia secondo i brand, ma tendenzialmente possiamo dire che si tratta di clienti dai 50 anni in su, di gruppi prevalentemente. All'interno del mondo Globus Family of Brands abbiamo quattro marchi: la Globus, la Cosmos, la Monograms e l'Avalon, dove Globus e Cosmos si caratterizzano per l'offerta di itinerari guidati in autobus in giro per il mondo, in particolar modo in Europa, con la presenza di accompagnatore a bordo. Gruppi costituiti fino a un massimo di 44 clienti, oltre naturalmente alle small group departure. La differenza fra Globus e Cosmos è prevalentemente dovuta al posizionamento di mercato, in quanto la Globus seleziona hotel 4 stelle e prevede all'interno dei propri itinerari maggiori inclusioni come pranzi, cene presso ristoranti locali o esperienze, mentre la Cosmos è un prodotto più rivolto a una tipologia di cliente attenta al budget e per questo seleziona hotel 3 stelle o 4 stelle, non necessariamente centrali. Per ciò che riguarda invece il prodotto Monograms, è un prodotto nato e pensato per una clientela di tipo semi-individuale, in quanto i clienti hanno la possibilità di combinare fra loro dei pacchetti su diverse città, dunque degli stay in diverse città europee di diverse notti, in modo da poter customizzare il proprio prodotto. La Monograms si occupa di tutto l'aspetto organizzativo, come ad esempio i transfers dagli aeroporti agli hotel 4 stelle centrali piuttosto che i trasferimenti in prima classe in treno. La caratteristica e la peculiarità di Monograms sta nella presenza di un local host in ogni città che accoglie il cliente e che lo assiste affinché possa scoprire in modo indipendente la destinazione.
In ultimo, ma non ultimo, sicuramente vale la pena menzionare Avalon Waterways, il nostro marchio di crociere fluviali di lusso. Lo definiamo come relax luxury, dunque un tipo di lusso però che consenta al cliente di sentirsi a proprio agio a bordo delle nostre 13 navi da crociera sui principali fiumi in Europa. La caratteristica principale di Avalon sta anche nel layout delle navi da crociera caratterizzate dalla presenza delle Panorama Suite. Sono le nostre suite pensate esclusivamente per Avalon, in quanto abbiamo riconfigurato la disposizione delle camere, in quanto il letto viene proiettato verso il panorama ed è stata sostituita la presenza di un balconcino a bordo con la presenza di una vetrata dal pavimento al soffitto che possa essere aperta e dunque rendere le cabine totalmente come se fossero a cielo aperto. Questo per consentire al cliente di poter godere al massimo del panorama. Ma non solo questo, un'altra caratteristica sta nel fatto che i servizi sia a bordo che a terra sono caratterizzati da un alto livello sia qualitativo che esperienziale per il cliente. All'interno di questi quattro marchi vi sono poi delle linee di prodotto che vanno un attimo a differenziare anche in base al target di clienti. Possiamo pensare alla novità di quest'anno come Globus Choice Touring, e dunque una selezione di itinerari dove il cliente può veramente customizzare tramite la scelta di esperienze incluse, così come gli Avalon Active and Discovery, delle partenze studiate per una clientela un po' più giovane e anche più attiva. All'interno di questi prodotti si inserisce il mio team, il Land Service Department, che si occupa proprio della selezione dei fornitori per tutte le esperienze che vengono offerte ai nostri clienti, sia esse incluse, sia esse offerte come escursioni opzionali per arricchire l'esperienza di viaggio del cliente. E dunque dal design delle escursioni, ma anche alla selezione dei partners, e successivamente anche alla vendita e al revenue delle escursioni. Dunque vi ringrazio, resto a disposizione anche dopo la masterclass per ulteriori approfondimenti e lascio la parola a Paolo. E Paolo, so che hai una presentazione, adesso la faccio vedere e dimmi tu quando sei pronto. Perfetto, sono pronto, andiamo pure. Ok. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui oggi. Io sono Paolo Meineri, mi occupo, lavoro per EF Education First. EF Education è il più grande operatore privato mondiale nel campo dell'educazione e vanta 50 anni di attività ed è presente sui mercati di 114 paesi nel mondo. Abbiamo 612 scuole ed uffici sparsi in 50 paesi e in un anno diverso dal Covid abbiamo circa 50.000 impiegati diretti nel mondo. Abbiamo partnership con i comitati olimpici, siamo stati fornitori ufficiali di prodotti linguistici per le Olimpiadi di Beijing, di Rio e adesso di Tokyo. Abbiamo una partnership con il Museo del Nobel Prize, con la Cambridge University e con le Nazioni Unite, tra le altre. Prossimo slide, grazie. Certo. EF Education è una compagnia ombrello che racchiude al suo interno diversi prodotti, tra i quali corsi di lingue e scuole, che è il prodotto per cui EF è conosciuto sul mercato italiano, scambi culturali. Poi abbiamo la parte di Executive Education con la Hult International Business School e poi abbiamo i viaggi educativi, conosciuti come Educational Travel, con due linee di prodotto. B2B, quindi la parte che vende direttamente alle scuole negli Stati Uniti e Canada, e B2C, Business to Customers, dove facciamo il lavoro di tour operator prettamente. Nella parte B2B lavoriamo con tre prodotti, Explore America che vende solo prodotto nel territorio americano, Educational Tours che produce per clienti americani e canadesi in tutto il mondo,
e College Study Tours, che è un prodotto simile ad Educational Tour, ma per studenti di college, quindi un pochettino più grande. Se vogliamo muoverci al terzo slide, grazie. Io rappresento il procurement in Europa per Educational Tour, per il prodotto B2S, Business to School, e ho un team di 30 persone con cui gestiamo circa più di 1000 fornitori in Europa, e in un anno medio acquistiamo più di 1 milione di bed nights e di conseguenza di altri servizi. Lavoriamo e acquistiamo ogni categoria di servizi, dagli hotel, ai ristoranti, bus turistici, biglietteria, treni, traghetti, crociere e biglietti di ingresso. Noi lavoriamo, come ho detto precedentemente, in prevalenza con studenti, lavoriamo anche un mercato adulto il mio team non gestisce direttamente. Lavoriamo sul mercato americano, lavoriamo con gruppi di 35-50 persone, lavoriamo con hotel 3-4 stelle, centrali, non centrali, a seconda dei vari sottoprodotti che serviamo. Ci occupiamo di turismo culturale. Il nostro periodo di maggior afflusso vanno da aprile ad agosto, il periodo delle ferie scolastiche. E mentre per gli adulti lavoriamo tutto l'anno, molto simile a un tour operator normale. Questo è tutto per quello che mi riguarda. Passiamo la linea a Luca. Grazie Paolo. Sì, come potete vedere, Luca non si vede sullo schermo per causa di problemi tecnici, però grazie Luca per essere qui, comunque ti sentiamo benissimo. Sì, grazie a tutti, scusate per questo problema tecnico, comunque sono alto, biondo e bello, ma non mi potete vedere, mi dispiace. Cercherò di compensare con la voce. Allora, Abercrombie & Kent, io intanto sono Luca Pod, il General Manager per l'ufficio, diciamo, di Firenze, che è la sede italiana dell'Abercrombie & Kent, che è un network di, se vai nella slide successiva vedete la mappa, dovreste vedere esatto la mappa dove tanti puntini sono i vari uffici sparsi nel mondo, sono oltre 50 uffici, c'è da fare la distinzione ovviamente tra TOC e DMC, cioè sostanzialmente abbiamo dei tour operator company, cioè quelli che fanno wholesaler, cioè che vendono tutte le destinazioni, che sono prevalentemente l'ufficio di Chicago, quello di Londra e quello in Australia. E dopodiché tanti altri puntini sparsi nel globo sono i cosiddetti DMC, cioè che vendono la destinazione, cioè come il nostro ufficio appunto. Cioè noi vendiamo l'Italia al mercato prevalentemente statunitense, ma ovviamente anche europeo, latinoamericano e australiano. L'Abercrombie & Kent nasce, diciamo, dal suo fondatore CEO Geoffrey Kent negli anni 60 con i safari in Africa, e via via ha costruito, insomma, tutto ciò che poi ci riguarda è ovviamente il mercato. Noi lavoriamo prevalentemente, esclusivamente, diciamo, nel mercato del lusso, dei viaggi di lusso, soprattutto tailor-made, cioè cuciti su misura, cioè il cliente, che per noi il cliente, ecco, questa è la mappa, diciamo, dei nostri uffici in Europa. Come potete vedere, noi gestiamo anche la Slovenia, la Croazia, Montenegro e Malta dal nostro ufficio di Firenze. Dicevo appunto che la gestione, diciamo, della... stavo dicendo appunto che se vai nella slide successiva magari è spiegato meglio. Sì. La terminologia, appunto, DMC, noi vendiamo la destinazione. Forniamo dei servizi soprattutto, anzi esclusivamente, siamo business to business, cioè vendiamo le agenzie di viaggio, e i servizi per i quali, diciamo, noi contrattiamo i fornitori sono legati agli NCC cosiddetti, quindi i nostri clienti mediamente hanno sempre un transfer, un autista, una guida, degli ingressi particolari, cioè costruiamo l'esperienza intorno agli interessi del cliente. Che, diciamo, prevalentemente sono i cosiddetti FIT travelers, cioè individuali o famiglie,
ma anche piccoli gruppi realizziamo, sempre sul tailor-made, cioè non abbiamo, diciamo, i prodotti impacchettati, pronti alla vendita, se, come DMC ovviamente, anche se il nostro ufficio, ovviamente TOC, da tour operator, ha questo tipo di prodotto che va ovviamente su una nicchia alta, quindi ci sono programmi di private jet, di crociere sull'Artico piuttosto che sul Nilo. Quindi il nostro compito sostanzialmente è quello di vendere la destinazione Italia a clienti, quindi a agenzie, quindi clienti finali che vogliono fare un'esperienza di livello. Quindi per fare questo abbiamo bisogno ovviamente di partners, di operatori che ci diano uno standard di servizio che sia chiaramente coerente con poi quello che noi andiamo a promettere, no, al cliente finale. Tendenzialmente noi lavoriamo con hotel esclusivamente con hotel 4-5 stelle. E soprattutto facciamo un lavoro su richiesta, quindi sostanzialmente anche gli hotel vengono selezionati a misura degli interessi del cliente, e quindi diciamo i prodotti che ne conseguono devono essere ovviamente di un certo livello. E quello che mi preme dire in questo contesto è che chiaramente tutto ciò che riguarda le esperienze e quindi tutto ciò che riguarda le attività che noi andiamo a suggerire ai nostri clienti sono chiaramente, devono essere il più autentiche, le più autentiche possibili. Tradotto vuol dire che devono essere sì, come dire, rappresentative di un territorio, ma fatte con un certo criterio, perché chiaramente il rischio qua è che si possa sconfinare a fare qualcosa di, no, di un po' di pacchiano, troppo, diciamo, ritagliato per i turisti. Ecco, noi cerchiamo invece quelle situazioni dove in effetti il contatto con l'esperienza locale sia la più genuina possibile. Se vai avanti con le slide, penso, sì, qui sostanzialmente ho messo un po' di quelle che sono le tipicità, insomma, chi sono i nostri clienti, no? Quindi persone che cercano appunto esperienze autentiche, le famiglie, piuttosto che possono essere anche delle crociere. Noi organizziamo le escursioni delle crociere sempre per individuali, fino insomma anche al settore meeting, al MICE cosiddetto. Quindi abbiamo una gamma, ciascun settore qui nell'ufficio di Firenze chiaramente è specializzato, diciamo l'80% è FIT, quindi per viaggi individuali. Poi abbiamo un dipartimento gruppi e MICE. Se vai avanti, mi premeva soprattutto dare degli input in merito. Ecco, queste sono le nostre, diciamo così, carrellata di esperienze, che in genere dipende ovviamente dagli interessi, se è food and wine, piuttosto che interessi culturali, family, travel, e via dicendo. Se vai all'ultima slide, mi premeva soprattutto dare un input su quelli che sono, esatto, quelli che sono i nuovi input, no, che il mercato ci sta dando, ci ha dato finora a seguito della pandemia, chiaramente. Ora, prima di tutto, il mondo ovviamente è cambiato, no? Anche nel mondo dei viaggi c'è un maggiore interesse in quello che c'è la storia dietro il prodotto, e quindi tutto ciò che riguarda, diciamo, un interesse sulla sostenibilità cosiddetta, no? Un'attenzione maggiore sui piccoli hotel o le ville private, perché chiaramente c'è una ricerca maggiore della privacy, quindi del contesto no, legato ovviamente ai luoghi affollati che non sono più, come dire, consigliabili, le aperture private di luoghi esclusivi, sempre maggiore richiesta di attività all'aperto, richiesta di destinazioni, diciamo, per il nostro mercato insolite o comunque non così richieste in passato, come le Dolomiti, il Piemonte, la Sardegna. È un grande ritorno della Sicilia, anche perché lì ci sono stati grossi investimenti da parte di catene,
5 stelle molto importanti, cito due, Four Seasons e Roccoforte, hanno appena, diciamo, inaugurato due strutture molto importanti in Sicilia, una a Palermo e una a Taormina. E soprattutto mi premeva dire questo punto che riguarda appunto la flessibilità, la cooperazione tra i vari operatori, perché quello che stiamo riscontrando è chiaramente una certa rigidità a volte nel venire incontro a quelle che sono le nuove esigenze, dove le persone per prenotare adesso una vacanza, dal punto di vista, diciamo, economico, o come dire, dei cosiddetti terms and conditions, hanno bisogno di maggiore flessibilità. Quindi diciamo che è quasi un appello alla collaborazione, perché poi nell'interesse comune di riuscire a portare, diciamo, i clienti a prenotare le vacanze, quindi ad accogliere un po' le loro richieste di maggiore flessibilità, e quindi evitare tutti quei, diciamo, prepagamenti mesi prima e situazioni di questo tipo. Come hanno detto i miei, diciamo, colleghi poco fa, siamo qui, insomma, per rispondere anche a ulteriori domande. Grazie. Grazie Luca, e ne approfitto, visto che appunto hai cominciato a parlare di trends di mercato, uno degli argomenti chiave che volevamo affrontare oggi è il prodotto. Vorrei sapere anche da Pier Giorgio e Paolo quali sono i trends di mercato che avete visto, soprattutto nell'ultimo periodo, e come stanno influenzando il prodotto che state cercando, ma anche che tipo di prodotto state cercando in questo momento. Sì, guarda, ti posso rispondere dicendo sicuramente un tipo di turismo sempre più incentrato sull'esperienza, l'esperienza destinazione, l'esperienza anche tramite la scoperta di luoghi meno conosciuti, dunque non solo legati ai principali siti di interesse. Per ricollegarmi a quanto diceva Luca, una scoperta che si riagganci prevalentemente anche a quei principi cardine che ci caratterizzano nel caso della Globus Family of Brands e dunque della sostenibilità. Dunque la sostenibilità non solo ricercata da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista sia economico che sociale, affinché l'impatto che il turista abbia nella destinazione non sia solo quello appunto di poter prendere, ma anche di poter lasciare un'impronta positiva a destinazione e alle economie locali. Sicuramente questo è uno dei fari che ci caratterizza anche nella creazione di nuovi prodotti, sempre più incentrati, con uno sguardo attento alla flessibilità per il cliente. Flessibilità che, ad esempio, come menzionavo poc'anzi, possiamo intravedere in nuove linee di prodotto, come ad esempio il Globus Choice Touring, dove il cliente ogni giorno o su determinati giorni ha la possibilità di scegliere delle attività incluse in gruppi decisamente più piccoli affinché possa veramente trovare il proprio modo di scoprire la destinazione secondo i propri interessi e secondo le proprie passioni. Dunque, questo è quello che mi sento di dire come cambiamento della richiesta del mercato. Dunque, flessibilità, ma anche attenzione ai principi di sostenibilità. Perfetto, grazie. Paolo, se vuoi aggiungere qualcosa anche tu sui trends di mercato e il tipo di prodotto che state cercando in questo periodo. Sì, io lavorando in un settore leggermente diverso, quello studentesco, ho delle prerogative un pochettino diverse rispetto ai miei colleghi qui. Noi cerchiamo un giusto connubio tra innovazione e tradizione. Ovviamente l'aspetto del turismo sostenibile adesso è comune a tutti gli operatori di questo settore. Una cosa molto importante lavorando con la clientela americana sono le aspettative. Noi dobbiamo essere capaci di vendere il prodotto e di parlare del nostro prodotto in anticipo, e quello che trovano quando verranno a visitare la destinazione deve essere conforme a quello che abbiamo descritto. Il turismo è cambiato per tutti. Se penso all'inizio della mia carriera di procurement, bastava comprare un hotel e poi magari aveva i letti quando veniva. Oggi fortunatamente non è più così. Abbiamo bisogno di strutture, di partner che siano
forti e più che altro che ci garantiscano un prodotto all'altezza di quello che noi vendiamo. Avere un cliente scontento, penso che valga per tutti, è la peggior cosa che ti può capitare, perché non perdi solo il cliente, ma perdi tutti i suoi parenti, i suoi amici e tutti i suoi contatti su Facebook. Quindi bisogna pensare non solo al cliente che stiamo che abbiamo oggi di fronte, ma dobbiamo pensare a tutti i clienti che un'esperienza non buona di questo cliente possono influenzare e al danno che possono portare al turismo esperienze non consone. Quindi il fatto per gli operatori di sapersi rinnovare per noi è fondamentale. Cioè, noi avevamo partners in passato che non hanno saputo tenere il passo dei tempi con i quali non abbiamo potuto operare. Mentre abbiamo operatori con i quali abbiamo fatto dei piani di lungo periodo che portano a collaborazioni che durano ormai da 30, 35 anni. E saper camminare insieme, come dicevano prima i miei colleghi, la cooperazione è fondamentale ed è ancora più importante in questo periodo. Infatti, l'apertura mentale verso il cambiamento è fondamentale, un'attenzione alla qualità è qualcosa che conta oggi anche per il mercato studenti. Quindi queste sono delle grosse differenze rispetto al passato e bisogna essere capaci di rimanere al passo con i tempi. Grazie. E so che avete menzionato la customizzazione come un elemento che diventa sempre più presente e richiesto comunque dai clienti. C'è qualcosa in particolare che comunque avete sviluppato nell'ultimo periodo, qualcosa di più customizzato, appunto come stava spiegando Pier Giorgio per il brand di Globus. Da parte vostra c'è qualche attività che avete fatto in più in questo senso o no? Paolo. Noi sì, abbiamo fatto, sì, scusate. Scusa. Ovviamente il cliente è cambiato, le aspettative sono cambiate, quindi vendere un prodotto standard funziona ancora, ma non è per tutti. Quindi abbiamo dovuto ampliare la nostra offerta, siamo andati in destinazioni che prima non producevamo. All'interno di destinazioni forti, quali può essere l'Italia, abbiamo dovuto uscire un po' dal seminato dei classici Venezia, Firenze, Roma ed aggiungere destinazioni secondarie e terziarie che stanno avendo sempre più richieste. Quindi il mercato sta cambiando, si stanno aprendo opportunità. Quello che prima, diciamo, il turista che veniva a visitare Firenze stava solo a Firenze, adesso vuole muoversi. Un'opportunità che però va anche spiegata ai piccoli operatori locali, perché spesso si entra su un mercato nuovo e si trovano delle barriere, perché ci sono rigidità di prezzo, c'è poca volontà di cooperazione. Cioè, bisogna anche capire che il paesino diventa fondamentale da visitare oggi per via della customizzazione, però un cliente non verrà mai in Italia per visitare solo il paesino. Quindi ci deve essere, bisogna creare, bisogna fare sistema col territorio, bisogna fare sistema con le grandi città, bisogna anche fare sistema tra operatori. Penso di fatti prima sia Pier Giorgio che Luca hanno parlato del fatto della cooperazione tra i vari operatori del sistema, che è fondamentale per far ripartire la macchina dopo 2 anni di sosta forzata. Grazie Paolo. Ora per la questione dei rapporti professionali, certamente voi avete incontrato molti fornitori in fiere, anche in eventi e destinazione. Alcuni sono molto dei tipi di operatori e tutto questo, altri meno. E lo sappiamo che in Europa pre-crisi erano tra il 70 e l'80% di piccole imprese e piccoli fornitori. E come vedete evolvere il rapporto tra operatori e fornitori e che sono i fattori di successo
alla base delle relazioni tra fornitori e operatori. Avete... Magari vado io, visto che comunque abbiamo già, sono Luca. Vado io, visto che siamo, come dire, no, completo un po' il ragionamento che ho fatto in chiusura prima. Come si è più volte ripetuto, visto che comunque pare di capire che anche qui la platea ben rappresentata, anche degli auditori, insomma, sono tutti addetti ai lavori. È evidente a tutti che la flessibilità serve da ambo le parti, o comunque sia da chi, come noi, diciamo, deve attrarre dei viaggiatori nel nostro territorio, sia da parte di chi poi quei servizi ce li mette in pratica, cioè ce li realizza. E per farlo chiaramente abbiamo bisogno di, in questo contesto così di incertezza, soprattutto legato ovviamente alla pandemia, ma non solo, anche in futuro, perché chiaramente noi per esempio ci siamo dovuti adeguare alla situazione di maggiore flessibilità, perché vedevamo una forte resistenza da parte del cliente a prenotare, e abbiamo dovuto alleggerire tutti quei, diciamo, paletti, chiamiamoli così, a livello anche di pagamenti, di scadenze, diciamo, di penalità che in genere venivano messi su ogni prenotazione, li abbiamo tradotti in una maggiore flessibilità, che vuol dire, non vuol dire rinunciare al business, ma vuol dire semplicemente dare un segnale al cliente finale: bada che se prenoti adesso non stai perdendo nulla, perché io ti do la possibilità di commutare quell'eventuale deposito, magari riduciamo un po' il deposito, anziché il 20, il 30%, ti chiedo un 10%, e così quel deposito, se mai dovesse succedere qualcosa, 15, 20, possiamo concordare 30 giorni prima dell'arrivo, se dovesse succedere qualcosa legato ovviamente a causa di forza maggiore, come può essere appunto una recrudescenza della pandemia, a quel punto lì si dà un credito, un po' come è stato fatto nei mesi precedenti. E questo rassicura, o comunque è chiaro, laddove uno vuole il rimborso, è chiaro che si fa più fatica, però il punto essenziale è che noi cerchiamo di mediare tra il cliente, diciamo, finale e gli operatori locali. E cerchiamo sempre di trovare un accordo che non sia di dover pagare un deposito non rimborsabile a 2 mesi, 3 mesi prima dell'arrivo del cliente, perché a quel punto ci torna indietro e il cliente dice: no, io allora adesso non prenoto, aspetto di capire se la situazione sarà veramente tranquilla. Quindi, per evitare questo contesto e riniziare a partire ad avere i booking come sta succedendo, ecco, c'è bisogno di questa flessibilità da parte di entrambi, diciamo, perché remiamo nella stessa direzione, quindi è del tutto inutile cercare di, come dire, avvantaggiarsi uno sugli altri, sull'altro. Quindi, diciamo, abbiamo bisogno tutti di riprendere un po' in mano la situazione, con questa, fare i conti un po' con queste nuove dinamiche, ma assolutamente fattibile, con, diciamo, un dialogo sempre aperto e positivo. Pier Giorgio, Paolo, Sì, se volete anche voi dare. volevo assolutamente aggiungere la mia considerazione sulla domanda che faceva Yannick sui piccoli fornitori. Per me i piccoli fornitori, questo non è un cambiamento dovuto al Covid, per noi è una realtà già consolidata anche negli anni precedenti. E, a dire il vero, io trovo che... il piccolo fornitore dia un valore aggiunto rispetto magari al grande agglomerato magari di fornitori. Questo perché il piccolo fornitore ti può veramente dare la peculiarità del territorio, la specifica del prodotto, anche si inserisce all'interno di un target, di un contesto di prodotto ben specifico e chiaro. Naturalmente l'essere un piccolo fornitore non può e non deve divenire una causa per poi
operare in modo difficoltoso, magari un grande gruppo o dei gruppi ripetitivi, come ad esempio sono nel nostro caso le serie di gruppi. Dunque l'infrastruttura, pur essendo un piccolo operatore, diventa assolutamente fondamentale per una collaborazione di lungo periodo, anche per garantire gli standard che ci si aspetta. Dunque, per riassumere, è assolutamente positivo l'operatore locale, che anzi, lavorando con l'operatore locale possiamo contribuire all'economia locale della destinazione, è dunque aspetto assolutamente strategico e fondamentale, però comunque con una struttura e una visione anche di poter gestire eventualmente i grandi numeri. Grazie Pier Giorgio. Paolo, non so se hai qualcosa da aggiungere a Sì, questo. noi, vabbè, anche noi, come ha detto giusto adesso Pier Giorgio, lavoriamo molto anche con piccoli operatori. Noi lavoriamo sia con grandi operatori che con piccoli operatori e diciamo che quello che è importante per noi è la programmazione. Il concetto di partnership per noi è vitale, cioè come ufficio acquisti noi cerchiamo delle partnership di lungo periodo con i nostri fornitori. Non è facile diventare nostro fornitore, ci sono degli step che bisogna passare, bisogna conoscersi per poter poi operare assieme per il lungo periodo. Però questa programmazione fa sì che noi possiamo programmare le nostre vendite, ma l'operatore, il piccolo operatore può anche programmare il proprio futuro, perché comunque è uno dei vantaggi di lavorare con un tour operator strutturato. Vuol dire che il fatto che tu sai già con 1, 2 o 3 anni di anticipo quelli che saranno i tuoi incassi da quell'operatore in anticipo. Quindi la programmazione diventa molto importante. Il fatto che noi possiamo comunque continuare a parlare con i nostri partners e facendoli partecipi di quelle che sono le vendite al momento, di quelle che sono le aspettative, di quello che ci serve per entrare sul mercato in maniera più aggressiva o meno aggressiva. Quindi il concetto di partnership e programmazione per noi è fondamentale. Cooperazione a tutti gli effetti, e diciamo che il vantaggio di un operatore piccolo è che spesso si parla direttamente col proprietario o comunque con un deputato diretto del proprietario, che fa sì che le decisioni vengano prese molto in fretta, mentre quando si lavora con organismi più grossi si ha a che fare con un processo decisionale un po' più complesso e tante volte si perde il treno perché non si è presa la decisione al tempo giusto. Quindi ci sono dei vantaggi anche essere piccoli. Grazie Paolo. E un'altra domanda, appunto perché Yamin parlava del fatto che avete partecipato anche a molti eventi, avete incontrato molti fornitori. Se dovete dare un consiglio ai fornitori che comunque partecipano regolarmente a eventi B2B, se vi dovessero incontrare, come si possono preparare e come possono ottimizzare l'uso del tempo a disposizione? Perché lo sappiamo che a volte si parla di 10-15 minuti, se avete consigli da dare in Mi sta questo senso. molto a cuore sta cosa, se non vi spiace, incomincio io. Questi eventi sono o grandiosi o una grossa perdita di tempo, sia per l'operatore che per i vari fornitori che si presentano. Perché non so quanti ne ho fatti in vita mia, però ti trovi di fronte praticamente due categorie, quelli molto preparati e quelli completamente impreparati. I primi sono fantastici perché capisci anche dopo 2 minuti se ci può essere una zona di contatto, quindi si evita di perdere tempo. E se ci sono zone di contatto, si può iniziare a correre e vedere come si può cooperare. Gli altri, purtroppo, cioè se uno viene ad un evento e non è preparato, non sa so neanche descrivere in certi casi la propria azienda, la mia domanda è: stai sprecando soldi, tempo tuo, tempo nostro, e non arriveremo mai a nulla. Quindi il mio punto è bisogna farsi un piccolo esame di coscienza prima di partire per un viaggio di lavoro, avere espletato almeno l'ABC, così se ci sono delle opportunità possono essere colte e una volta che si colgono le opportunità possono essere avanzate in maniera molto celere e proficua.
Guarda, duro, ma mi piace. assolutamente non credo di poter essere più d'accordo che con Paolo con quanto ha detto, anche perché la considerazione è che a questi eventi il tempo è veramente limitato, sia per il fornitore che per il buyer. Effettivamente ti fa subito capire chi hai di fronte, perché se devo utilizzare magari degli 8 minuti a disposizione, devo utilizzare 6 per spiegarti il brand o cosa facciamo, onestamente era un lavoro che poteva essere fatto a priori, come diceva Paolo, prima di partire da casa. Più che altro ci si aspetta che il potenziale fornitore conosca il target, conosca il prodotto e che arrivi già magari con delle proposte concrete da poter eventualmente inserire in itinerari attuali oppure delle novità che insieme possono essere valutate per essere implementate in futuro all'interno degli itinerari per i nostri clienti. Però assolutamente d'accordo sul fatto che il prepararsi prima di un evento è un po' come quando si va a un colloquio di lavoro piuttosto che a una qualunque riunione, bisogna sicuramente studiare in anticipo. Sì, io aggiungo solo come non condividere tutto quanto, assolutamente. Siccome poi mi capita di partecipare sia come buyer che come exhibitor, cioè sia come espositore che come diciamo compratore, traduciamolo così. Quindi conosco i due aspetti molto bene, cioè se vado a presentare la mia azienda è chiaro che devo avere una presentazione snella, rapida, comprensibile e quindi mi preparo quello. Se invece vado da buyer, io lì chiaramente un minimo devo studiare chi mi verrà davanti quel giorno, cioè devo avere già un'idea di che cosa, perché più delle volte si perde tempo anche solamente a dire chi sei, cosa fai, cioè da parte del buyer ci deve essere quella preparazione a monte che almeno identifichi chi c'ha davanti prima che si sieda, insomma, che abbia già un'idea di quello che è l'operatore. E di fatto si può organizzare l'agenda in quella maniera. Poi ovviamente, come dire, no? È più un aspetto, come dire, di relazione alla fine. Non è che uno deve dire chissà quali cose sorprendenti o quali. Deve prepararsi, giustamente. Questo è fondamentale. Grazie, penso che comunque i vostri consigli sono molto interessanti, specialmente adesso che ci sono anche eventi online dove il tempo è anche più ridotto, perciò grazie a voi per questi consigli. E, avete appunto parlato di quello che state cercando, di quello che volete dai fornitori, ma vorrei sapere da voi se dovete dare 2 o 3 punti in generale sui benefici principale nel lavorare con tour operators, quali sarebbero secondo voi? Beh, Non io so che. penso di aver già detto prima che il fatto di poter programmare, di poter avere una programmazione a lungo periodo, quindi di poter contare comunque su dei flussi di cassa quasi certi, sia dal mio punto di vista è il beneficio superiore. In pratica, a me piace pensare come un tour operator, come quando si va in banca, che si vuole depositare i propri risparmi. C'è qualcuno che prende i vecchi bond che sanno che ti danno il 2-3% ogni anno e con un piano d'accumulo ben fatto in X anni si avrà un capitale più o meno garantito. Questo è più o meno il lavoro di un tour operator come nostro, nel nostro campo, dove tu sai le condizioni che hai all'inizio e più o meno puoi programmarti la tua stagione partendo dalla base che poi ti diamo. Ovviamente ogni azienda ha le sue peculiarità, ogni azienda è diversa, ogni azienda gestisce i suoi conti in maniera diversa. Ovviamente ci sono dei grossi benefici a lavorare con degli operatori come i tour operator che ti garantiscono comunque una base di fatturato che ti permette magari di coprire i costi fissi e ti permette di ottimizzare anche lavori con altri tipi di clientela.
Bene, sicuramente io mi ricollego a quanto stava dicendo Paolo, dunque sull'aspetto della programmazione. Noi attualmente stiamo già lavorando sul 2023 e prossimamente inizieremo anche sul 2024. Dunque, come potete ben capire, l'arco temporale è veramente esteso, c'è una visione di medio-lungo periodo, che appunto consente ad ambo i lati e per questo mi ricollego un attimo, apro una parentesi sull'importanza dell'operatore, grande o piccolo che sia, nel preparare la propria programmazione in largo anticipo, proprio perché non lavoriamo sotto data, non stiamo lavorando per settembre o per gennaio del 2022. 22. Stiamo lavorando già su un arco temporale lungo. Comunque, tornando ai benefici del perché lavorare con un tour operator, sicuramente vi è anche l'aspetto delle relazioni con il tour operator, ma anche con gli accompagnatori, perché dopo un po' ci si conosce, subentra una routine che comunque va a snellire, a semplificare anche il percorso lavorativo rispetto al dover sempre ricominciare con nuovi operatori o potenziali nuovi clienti, che va sicuramente a beneficio di ambo le parti, e per questo posso dire tranquillamente che noi abbiamo una stabilità nella relazione con i fornitori. Abbiamo fornitori che non amo chiamare fornitori, ma partners, proprio perché si lavora tutti insieme verso uno scopo comune, che collaborano con noi da 60, 70, 50 anni, 30 anni. Dunque c'è quel lavoro continuativo che consente veramente di poter lavorare serenamente gli uni con gli altri. Bene, chiaramente tutto condivisibile anche per quanto mi riguarda, ma noi facendo prevalentemente viaggi su misura, è evidente che lavoriamo solo con operatori, con piccoli, piccolissimi, micro aziende, no? NCC, guide locali, vigne, cantine, e chi più ne ha più ne mette in Italia, insomma. Diciamo che il vantaggio di lavorare con un operatore del nostro settore è prima di tutto raggiungere dei mercati che altrimenti questi piccoli operatori non vedrebbero neanche, cioè non saprebbero neanche dove sono. Quindi il fatto di potergli dare l'opportunità di lavorare a certi livelli con determinato tipo di clientela penso sia un grande vantaggio. È anche una soddisfazione lavorare poi con quel tipo di clientela. Oltre al vantaggio, l'altro secondo, diciamo, vantaggio che io vedo è anche il fatto che noi come operatori filtriamo un po' tutte quelle che sono le richieste del cliente finale, le modelliamo, le standardizziamo e al nostro fornitore diciamo, ecco, tu devi fornirci, devi fare questo in questa maniera così, perché al cliente piace così. Ed è un vantaggio ovviamente, perché a quel punto il piccolo fornitore sa già come si deve muovere. Quindi il terzo vantaggio che è collegato a questo è proprio il fatto di avere un'azienda strutturata, come nel nostro caso, con una standardizzazione, una pianificazione sia della documentazione, del tipo di esperienza che vogliamo proporre al cliente, penso sia un valore aggiunto per qualsiasi operatore, microoperatore, che chiaramente non ha gli strumenti per poter valutare e dare e quindi dare quell'esperienza che noi. In un contesto poi di un viaggio dove questi clienti vedranno tante cose messe insieme, quindi the full picture, cioè la fotografia completa ce l'abbiamo noi dal nostro ufficio e sappiamo che se tutti gli ingranaggi di questi piccoli operatori vanno nella stessa direzione, il risultato finale non potrà che essere una memorabile vacanza per i nostri clienti. Quindi penso che questi tre punti siano quelli principali che mi sento di sottolineare. Grazie Luca. Io come ex operator posso solo essere d'accordo con tutto quello che avete detto. E per concludere, la domanda sarebbe che sappiamo che le cose sono un po' incerte. Qual è il suo parere sul futuro? Siete ottimisti o un po' meno? Ma noi dobbiamo Assolutamente essere ottimista per ciò che mi riguarda.
Assolutamente ottimista. Questo è stato un anno e mezzo difficile, difficile per tutti, per gli operatori, per tutta la filiera del turismo, però ci ha anche insegnato tanto, anche assolutamente cose positive. Iniziamo a intravedere la luce in fondo al tunnel, credo che questo sia un po' un trend generale. Abbiamo i primi gruppi che sono già partiti, prossimi in partenza, dunque ci auguriamo tutti che i prossimi mesi finalmente ci ridiano quella carica e quell'energia di poter riportare i clienti sui nostri prodotti e in generale un po' su tutto il comparto turistico. Quello che notiamo è che non appena sarà possibile ricominciare a viaggiare in modo sereno, dunque quando non ci saranno più tutte le varie limitazioni, il cliente è pronto per viaggiare. Io mi riferisco ai nostri target di clienti americani, sono assolutamente pronti a viaggiare. Non credo che la pandemia abbia avuto un impatto nel lungo periodo, da un punto di vista sulla voglia di viaggiare, di scoprire, di conoscere e di esplorare il mondo con uno o con un altro operatore. Questo è meno rilevante, però mi sento di trasmettere un messaggio molto positivo all'audience oggi. Sì, No, ora. Ok, no, vai avanti te, vai. Ok. siamo molto positivi e questo è dimostrato e sostenuto dai dati di vendita in cui noi abbiamo già bloccato le vendite del 2022 perché le richieste erano addirittura troppe, non sostenibili e stiamo vendendo il 2023 e il 2024. Quindi la nostra speranza è che si possa viaggiare l'anno prossimo. I clienti americani, gli studenti americani sicuramente non mancano e non mancheranno. Anzi, questi 2 anni di inattività forzata hanno addirittura fatto venire più voglia di viaggiare. C'è bisogno e voglia di recuperare il tempo perduto, dove dobbiamo essere bravi e farci trovare pronti con un prodotto all'altezza delle aspettative dei clienti. Abbiamo gente che sta sognando da 2 anni di viaggiare, quando arriveranno non possiamo deluderli e dobbiamo fare squadra tutti assieme perché abbiamo un compito gravoso a cui dobbiamo far fronte. Benissimo, sì. Ora io chiaramente muovendomi in un altro, focalizzandomi solo sul mercato del lusso, posso dire che per noi è già una certezza la ripresa, nel senso che nel momento in cui si è riaperto i confini, e quindi gli americani tutt'oggi possono viaggiare, noi abbiamo visto da un mese e mezzo a questa parte sostanzialmente gli stessi numeri di vendita per il 2021 del 2019. Cioè, sostanzialmente, sia come numeri di richieste, magari un po' meno, ma come bookings, stiamo vendendo settimana per settimana gli stessi importi del 2019. Quindi ve lo do per certo che è chiaro, il mercato del lusso notoriamente si riprende prima, no? Però penso che questo sia un dato veramente incoraggiante. Il 2022 sta andando avanti a ampie falcate, diciamo così, come giustamente sottolineato, tant'è che anche noi contiamo addirittura di riuscire a fare un budget per il 2022 che si avvicina parecchio, se non addirittura lo raggiungerà a quello che era previsto per il 2020. Quindi siamo non ottimisti, di più. Poi chiaramente il mondo non si sa dove andrà a parare, è chiaro che dipendiamo molto da quelle che sono le notizie legate alla pandemia, però per quanto riguarda la voglia di viaggiare, ma soprattutto in Italia, perché io mi confronto con gli altri uffici nostri, interni alla nostra azienda, le altre destinazioni, vi assicuro, non stanno tirando come l'Italia, cioè non solo c'è voglia di viaggiare, ma c'è tanta voglia di viaggiare nelle destinazioni più famose, più importanti, che erano già, per quanto riguarda il mercato del lusso, al primo posto, come l'Italia, e ancora di più questo legame, questa voglia di viaggiare in Italia si sta manifestando. Quindi siamo ben contenti che il tutto sia ripartito, e con la speranza ovviamente che
questa tendenza rimanga costante nel tempo. Perfetto, grazie a voi per aver condiviso la vostra esperienza, ma anche tutto questo ottimismo che assolutamente è rinfrescante e fa molto molto bene. Posso vedere che al momento non ci sono domande, perciò al massimo se ci sono domande specifiche per alcuni di voi manderò un'email. Se potete Certo. dare una risposta, altrimenti se avete bisogno di più informazioni sull'associazione, sulle attività che facciamo, potete contattarmi direttamente, potete anche visitare il nostro sito etoa.org. E vorrei di nuovo ringraziarvi tutti e tre per aver partecipato a questa masterclass e appunto per aver dato delle informazioni molto interessanti e molto utili ai nostri fornitori che ci stanno ascoltando. Grazie a voi, è stato Grazie a un piacere. voi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Buona giornata. Buona Buona giornata a giornata, tutti. grazie. Andiamo. Oh, grazie.